Benvenuti su Libri in Vetrina, la rubrica dedicata agli autori emergenti. Gli editori che intendessero inviare i propri titoli per la rubrica Libri in Vetrina possono rivolgersi all'Associazione Estroverso, telefonando al numero 0699 326259 oppure scrivendo a redazione@estro-inmezzoverso.net. Benvenuti su Libri in Vetrina, la rubrica dedicata ai libri degli autori emergenti. In questa puntata parleremo del libro di Raffaele Cavaliere, dal titolo La consapevolezza dell'essere, ovvero In cammino con l'io sono, edito da Freebook. Raffaele Cavaliere, psicoterapeuta, propone l'integrazione di tecniche di rilassamento, ipnosi attiva e la terapia centrata sul cliente di Carl Rogers. I suoi libri sono pubblicati in Italia e all'estero, tra i quali spiccano La vita è tua, prendila in mano, edito da Città Nuova, Autoanalisi, una via per scoprire se stessi e affrontare positivamente la vita, edito da Edup Freebook, e Perdonare, istruzioni per l'uso, edito da Città Nuova. La consapevolezza dell'essere, questo libro che stiamo per proporvi, è dedicato a tutti coloro che desiderano liberarsi dai condizionamenti socioculturali e che nello scoprire se stessi comprendono che esiste qualcosa più grande di loro di cui ne fanno parte attivamente. Per chi desidera mettere in correlazione i fenomeni macroscopici della società e le influenze che esercitano sull'individuo e ricevere un vero manuale per comprendere le manifestazioni dei condizionamenti socioculturali e potersi decondizionare con la presa di coscienza e costruire sistematicamente la propria consapevolezza che va oltre all'essere in questo mondo. Per chi desidera ricevere informazioni spirituali e psicologiche con esempi concreti provenienti dalla vita reale di chi ha fatto il percorso di liberazione. Il libro è composto da 5 macro capitoli organici. Primo, rompere le catene, l'inizio del cammino, essere per vivere, la meta è vicina, i successi si consolidano. La struttura consente di ripercorrere la crescita personale e spirituale comprendendo le correlazioni tra processi emotivi, cognitivi e spirituali. Gli esempi provengono tutti dalla vita quotidiana, non c'è niente di astratto che non sia spiegato in termini pratici e comprensibili per chiunque.